S come solidarietà, rapporto di fratellanza che unisce tra loro i membri di una società legati da comuni interessi. Melania Mazzucco, quando si manifesta la solidarietà? Forse anche quando non necessariamente abbiamo i comuni interessi, ma forse i comuni valori, direi. Quindi la solidarietà per me è semplicemente riconoscimento dell'altro come a me simile e quindi mi sento di essere l'altro e di poter dare all'altro ciò che pretendo per me. Quindi entrare in empatia con l'altro? Assolutamente sì, riconoscere in lui me stesso, insomma. E qual è il sentimento che ti porta ad essere solidale? C'è un sentimento? Beh, il sentimento dell'uguaglianza, che poi forse per me è alla base del mio modo di essere, di vivere, forse anche di scrivere, cioè pensare di essere come l'altro e quindi di dare all'altro ciò che chiedo io per me. Quindi l'altro in quel momento ci fa da specchio, ci riconosciamo anche nell'altro? Sì, nel senso che nel momento in cui tu non riconosci l'altro come tuo simile o come tuo uguale, in qualche modo pensi di non dovergli nulla, di non doverlo aiutare, di non dovergli dare la tua empatia, la tua amicizia e anche ciò che tu hai, insomma. E quindi credo che alla base di tutto ci sia l'idea dell'uguaglianza, sì. Dunque, poi si parla molto di solidarietà sociale, ma noi viviamo in una società in cui c'è davvero questa solidarietà sociale? Temo di no, infatti questo forse è il punto di partenza di tutta la riflessione che si può fare sull'accoglienza, perché non ci può essere accoglienza laddove non c'è giustizia sociale neppure nel paese d'arrivo, no? Cioè, noi non abbiamo una giustizia sociale vera in Italia, abbiamo un po' perso il senso di questo e questo ci rende così incapaci di essere solidari anche con gli altri. Poi però vediamo che quando si scatena una catastrofe naturale, tipo un terremoto, c'è la corsa alla solidarietà, ma questa è reale solidarietà? Penso di sì, perché probabilmente quando accade una catastrofe naturale è facile riconoscersi negli altri, cioè ci rendiamo conto che chi ha perso la casa, chi ha perso familiari, chi ha perso persone care, le robe, le cose, un lavoro, effettivamente è come noi, no? Poteva succedere a noi, quindi scatta subito un sentimento di poter cercare di aiutare, si vuole fare qualche cosa, l'Italia in questo forse anche più di altri paesi, scatta subito tutto questo, perché ci riconosciamo, riconosciamo che le persone che vengono colpite da questo sono parte della nostra comunità, siamo noi. E però poi che succede nella vita di tutti i giorni, quando non c'è la calamità? Probabilmente lì non scatta lo stesso fenomeno di empatia, nel senso che non prestiamo abbastanza attenzione a ciò che succede agli altri e quindi non capiamo quando hanno bisogno di aiuto. A volte non si chiede, no? Anche chi ha bisogno d'aiuto non chiede, è costretto a chiedere nei momenti di catastrofe, quindi dopo un naufragio, dopo un terremoto, un'alluvione, non può non chiedere. Se invece qualcuno ha bisogno in silenzio, non scatta nessun movimento d'aiuto. Verso chi lei si è sentita veramente solidale? Beh, innanzitutto per tutte le persone quando sono vittime di una catastrofe, quello sempre, proprio perché forse sono cresciuta nella convinzione che ciò che possediamo non ci appartiene veramente su questa terra, no? E in fondo tutto ciò che abbiamo ci viene dato in prestito o in dono e possiamo perderlo, quindi quando qualcuno perde tutto perché gli crolla la casa, perché un'alluvione gliela spazza via, perde il lavoro, così mi sento immediatamente che è successo a lui, ma poteva succedere a me e quindi mi sento solidale, di volere essere solidale se posso far qualcosa. Poi mi sono sempre sentita solidale con i migranti, perché sono discendente di migranti, sia mio nonno paterno che mio nonno materno, sono andati a cercare, non posso dire fortuna, ma proprio a cercare una vita molto lontano da casa, il nonno paterno in America, il nonno materno addirittura in Africa. So quanto hanno sofferto la solitudine, l'esilio, le difficoltà di vivere in mezzo a estranei che ti giudicano inferiore per il colore della pelle, per la tua religione, per i tuoi valori e quindi automaticamente ho sempre sentito che tutte le persone che emigrano, che sono esuli, profughi, che cercano protezione e aiuto sono miei parenti, ecco.
Ma ci può essere un'economia solidale? Penso di sì, anche perché il modello delle grandi democrazie del nord Europa, insomma, si basa sul fatto che la differenza delle ricchezze non è mai così accentuata come invece nelle società mediterranee o in altre parti del mondo. Essere tutti un po' meno ricchi vuol dire anche essere tutti un po' meno poveri. Questo forse è il senso di un'economia solidale, che nessuno guadagni veramente troppo e nessuno troppo poco. È il fondamento, credo, dello stare insieme in una vera democrazia. Un'altra cosa che leggevo, il Trattato di Lisbona introduce la clausola di solidarietà che impone agli Stati europei di agire in uno spirito di solidarietà, però con tutti i mezzi possibili, compresi quelli militari. Cioè, quindi questa per solidarietà sganciamo le bombe. Beh, l'idea è quella che se tu sei mio amico e qualcuno ti aggredisce, io devo difenderti. E questo penso siano i trattati che sono nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando invece a poco i paesi europei hanno assistito alla devastazione dei loro vicini, pensando che si sarebbero salvati se non si fossero mossi. È cominciato tutto con il patto di Monaco, con la disgregazione dell'Europa dal 1938 in poi. La lezione della storia ha insegnato che invece forse se si difendeva tutti insieme il primo, non sarebbe successo quello che è successo dopo. E credo che questo sia anche il fondamento dell'idea della difesa europea. E non è sbagliato il principio, no? Di avere gli stessi amici e quindi gli stessi nemici. Gli stessi nemici. Ma e quindi il dialogo? Bisogna naturalmente evitare di arrivare a difendersi in armi, no? Questo è qualsiasi civiltà avanzata, è la prima cosa che deve fare. Tuttavia, se succede, devi anche essere pronto a difenderti. E comunque lo abbiamo scritto in un trattato. Sì. L'abbiamo dovuto mettere nero su bianco. I trattati che sono venuti, così come la nostra Costituzione, così come le Costituzioni europee, sono nate dalle macerie di un continente che si è suicidato, quindi forse i valori fondanti dell'Europa, dell'Italia stessa dopo il 1946 sono infatti questi. L'articolo 2 della nostra Costituzione recita: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo e sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La Costituzione è un po' il manifesto dei valori democratici sui quali si dovrebbe basare il nostro stare insieme. Purtroppo noi non la studiamo, non la leggiamo. Oggi sono venuta qui a parlare di io sono con te. C'è un principio della Costituzione che dice che lo straniero perseguitato nel suo paese, che non può esercitare i diritti democratici, ha diritto d'asilo internazionale, ha diritto d'asilo in Italia, per esempio. È un fondamento della nostra Costituzione, ma nessuno lo sa e quindi dice, grida, che magari bisogna mandare via tutte queste persone. La nostra Costituzione dice invece che noi dobbiamo accoglierle. E quindi forse la lettura della Costituzione ci insegnerebbe a capire come cercare di stare insieme. E l'incontro con Brigitte, la protagonista del suo ultimo romanzo? L'incontro con Brigitte è stato proprio all'insegna non voglio dire della solidarietà astratta, ma proprio del riconoscimento, direi. Quindi di cercare di capire per quali ragioni, innanzitutto, una donna come lei, e quindi milioni di donne come lei, centinaia di migliaia di persone come lei, sono approdate in Italia per salvarsi da che cosa? Per fuggire da quali violenze, da quali abusi, da quale vita impossibile? E soprattutto poi che cosa il mio paese poteva fare per lei? Poteva darle la possibilità di rifarsi veramente una vita oppure no? E l'idea è stata quella proprio di conoscersi, capirsi e poi di raccontare questa storia, perché è una storia ma in realtà ne rappresenta tante altre. Da chi lei avrebbe voluto solidarietà e perché? Diciamo che gli scrittori non brillano per essere una comunità solidale, per esempio, quindi capita spesso che quando uno scrittore viene attaccato gli altri tacciono o lo attaccano a loro volta. E questo è capitato anche a me, ma l'ho constatato naturalmente anche in altri casi. Quindi per esempio il mondo degli scrittori non è un mondo solidale, indubbiamente, o lo è molto poco. Poi come scrittrice posso dirlo, come persona, anche quando sei vittima di un abuso, di una violenza, di una rapina, per esempio, mi è capitato di essere
vittima di un furto in presenza di altre decine di persone e nessuno ha avuto il coraggio di fermare gli aggressori, di aiutarmi. Ma è capitato a me come è capitato a migliaia di altre persone. E mi sono resa conto che lì considerare di difendere il poco che si ha ti impedisce di rischiare per un altro, no? Quindi una forma di viltà e di codardia sociale che è molto amara quando ti capita, vieni violato, diciamo, due Le ho dato S come solidarietà. Ne avrebbe voluto un'altra? volte. Ma la parola chiave per me è forse conoscenza, la C come conoscenza. Forse mi è rimasta dentro il cuore l'idea che l'essere umano, insomma, viva l'occasione della sua vita, cioè per fare esperienza, per capire perché sta al mondo, che cosa può fare, che senso ha la sua vita. Quindi conoscere è il motivo per cui scrivo, è quello per cui leggo, è quello per cui mi piace girare il mondo, parlare con gli altri, cercare di riconoscere in chi mi è molto lontano, molto diverso, ciò che ci accomuna, ciò che ci separa anche. È sicuramente la parola che ha fatto un po' da faro in tutta la mia storia. Grazie. Grazie a voi.